Ciao a tutti, eccoci qua per una nuova diretta e per un nuovo workout. Di che cosa avremo bisogno oggi per il nostro allenamento? Di una salvietta, così almeno riusciamo ad andare a fare gli addominali a terra. Poi abbiamo bisogno di una bottiglia d'acqua e poi avremo bisogno di uno zaino con all'interno, come potete vedere, come ho anche già fatto vedere nelle storie, così me le potete preparare, delle altre bottiglie d'acqua per andare ad aumentare il carico. Intanto che aspettiamo che ancora qualcuno si collega e che così almeno andate a preparare il materiale che avete bisogno, ci prepariamo e vi faccio anche vedere un attimino di che cosa andremo a lavorare. Quindi intanto, per chi si è collegato adesso, faccio rivedere: abbiamo bisogno di uno zaino con tre bottiglie d'acqua, un'altra bottiglia d'acqua e una servietta da utilizzare a terra. Anche oggi andiamo a fare un circuito, ok, simile Tabata, quindi andiamo a fare 30 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa. Andiamo a lavorare su gambe, addome, spalle e dorso. E sicuramente andiamo anche a lavorare un pochino sul fiato. Direi che ci siamo, penso che avete anche già preparato un po' il materiale che avrete bisogno, quindi direi che possiamo iniziare con un piccolo lavoro di riscaldamento, ok? Quindi ci mettiamo a terra in quadrupedia, quindi cosa vuol dire? Ginocchia in appoggio, mani al di sotto delle spalle, da qui appoggio la punta dei piedi, stacco leggermente le ginocchia, mantengo un paio di secondi questa posizione, poi da qui mi porto indietro, portando dentro l'aria, mi riporto in posizione e butto fuori l'aria. Qui serve per andare a riscaldare gambe e spalle. Ancora dietro, avanti. Mantengo un paio di secondi, qua lavora tanto sull'addome, non devo sentire fastidi nella zona lombare, dentro, fuori, ancora due, dentro, fuori, ultima, dentro, fuori. Mi raccomando, le ginocchia erano sempre leggermente staccate da terra. Adesso andiamo a fare la parte di mobilità per le anche e spalle, sempre dalla posizione di quadrupedia, porto le mani più avanti delle mie spalle, stacco le ginocchia, da questa posizione porto il piede a livello del braccio, ok? La mano la stacco, cerco di portare giù il gomito e vado a fare un cerchio, buttando fuori l'aria. Ritorno giù, gomito, cerchio e butto fuori l'aria. Ancora giù, gomito, cerchio e butto fuori l'aria. Il ginocchio spinge sempre verso l'esterno. Gomito, cerchio e butto fuori l'aria. Cambio lato, quindi vado a ripetere la stessa identica cosa dall'altro lato. Porto il piede a livello della mano, il gomito scende, ruoto e butto fuori l'aria. Gomito scende, ruoto e butto fuori l'aria. Il gomito scende, il ginocchio spinge verso l'esterno. Ruoto, butto fuori l'aria, ancora due, scende, ruoto e butto fuori l'aria. Ora incominciamo ad andare a fare un lavoro dove iniziamo anche a lavorare bene su tutte le gambe, spalle e anche già un pochino sul fiato. Mi metto con le gambe un po' più larghe del mio bacino, da qui porto indietro i glutei, scendo in posizione di squat, appoggio la mano destra vicino al piede destro. Da questa posizione ruoto il braccio e butto fuori l'aria. Ritorno, posizione centrale, risalgo. Scendo nuovamente, giù mano sinistra, ruoto, butto fuori l'aria, torno e salgo. Ancora. Giù, braccio, ruoto, torno, mani unite, risalgo. Scendo, la mano appoggia, ruoto col braccio, butto fuori l'aria e su. Ancora due, scendo, mano appoggia. Ruoto, su, ultima, scendo, mano appoggio, ruoto, butto fuori l'aria. Recupero un attimo, andiamo a fare
un altro lavoro di attivazione, andiamo a lavorare su glutei e una parte di mobilità anche sulle spalle, quindi andiamo a prendere sempre la nostra servietta, mi metto con gambe ben distese, mani dietro, da qui scivolo in avanti, appoggio i piedi, spingo forte in alto i glutei e ritorno giù. Dentro l'aria, riappoggio i glutei, su, fuori l'aria, dentro, su, fuori, ancora, dentro, spingo in su, fuori, ancora due, dentro, spingo in su, fuori, ultima, dentro, su e fuori. Molto bene, ora andiamo a fare sempre una parte di mobilità per le anche, quindi per gli adduttori delle cosce, quindi mi metto con le gambe ben divaricate, piedi verso l'esterno, avambracci in appoggio, da qui mi spingo indietro, dentro l'aria quando sono in avanti, quando mi spingo indietro fuori l'aria, anche qua andate fin dove riuscite, non andate dove sentite dolore, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, fuori. Ultimo, così almeno incominciamo a lavorare un pochino sul fiato, apri e chiudi con le gambe sulle punte, quindi apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, fuori, dentro, 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 5, 4, 3, 2, 1, ora lo facciamo frontale, quindi la gamba sinistra va avanti, il braccio destro va avanti e alterno, fuori l'aria ogni volta che salto, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recuperate, bevete un goccio d'acqua e poi vi faccio vedere il primo lavoro che dovremo andare a fare, quindi sarà un circuito con 6 esercizi, 30 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa. Prima vi faccio vedere velocemente il lavoro che dovremo andare a fare, poi dopo iniziamo. Quindi, il materiale di cui avremo bisogno, primo esercizio, prendiamo il nostro zaino, lo afferriamo sui lati, da qui posizione di squat, scendo in posizione di squat, distendo lateralmente una gamba, l'altro ginocchio spinge esternamente, da qui distendo sopra con le braccia, ritorno, mi alzo e inverto, quindi il ginocchio della gamba che rimane in appoggio spinge esternamente, l'altra gamba la distendo, una volta che sono in posizione distendo e su. Questo sarà il primo esercizio, lavoriamo gambe e gambe e spalle, scusate. Secondo esercizio, andiamo a lavorare l'addome. Quindi utilizziamo la nostra serviette, abbiamo bisogno della bottiglia d'acqua, qui tengo forte l'addome, pensate, il petto deve ben uscire, non mi devo mai chiudere, mi devo sempre ben aprire, distendo le gambe, da qua alterno facendo passare la bottiglia al di sotto delle gambe, senza mai far toccare i piedi a terra e senza mai chiudermi e sentire il lavoro sulla lombare. Terzo esercizio, andiamo a lavorare sul dorso, abbiamo bisogno ancora del nostro zaino, quindi afferro il laccio e vado a prendere le due estremità e mi unisco con le mani in modo che riesco ad afferrarlo per bene. Da qui, se tengo con la mano destra lo zaino, porto indietro la gamba destra e inclino leggermente il busto avanti, schiena sempre dritta, mai curvarmi. Una volta sono in questa posizione, parto con lo zaino quasi a terra, porto indietro il gomito, la spalla va indietro, devo cercare di chiudere il gran dorsale, butto fuori l'aria quando salgo, dentro quando scendo. Poi, quarto esercizio, andiamo a lavorare sulle addome, piedi uniti, braccia ben distese, salgo fuori l'aria, scendo lentamente dentro l'aria, fuori, dentro, fuori, porto bene indietro le braccia. Poi lavoreremo sull'altro lato con il rematore, quindi sempre gamba sinistra indietro,
busto inclinato in avanti, rematore fuori l'aria, torno dentro l'aria, schiena sempre bella dritta. Ultimo esercizio, che qua sarà molto più sul fiato, andiamo a fare uno sprawl. Quindi, cosa consiste? Scendo quasi in posizione di squat, entrambe le mani le vado ad appoggiare a terra, una volta che le ho appoggiate a terra, porto indietro tutte e due le gambe tenendo forte l'addome, ritorno, avvicino le braccia e risalgo in squat. Qua, scendo e torno. Ok, direi che ci siamo e che possiamo iniziare. Faccio partire il timer e direi che possiamo partire. Tra 10 secondi partiamo col primo. Quindi zaino, gambe larghezza poco più del vostro bacino. Da qui scendo in squat, distendo la gamba lateralmente, distendo sopra le braccia. Uno, rimango sempre giù, non mi devo mai alzare completamente, quindi non devo mai trovarmi in piedi. Rimango sempre in basso, distendo, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, fuori, sempre giù belli bassi, fuori, fuori, gomiti sempre stretti, fuori, davanti e stop, recupero, 15 secondi e poi partiamo di nuovo. Quindi andiamo a lavorare sull'addome. La nostra bottiglia, tengo forte l'addome, spalle bene indietro, faccio passare la bottiglia tra una gamba e l'altra senza mai farle appoggiare a terra. Il ginocchio in questo caso viene verso il mio petto, poi quando scende la distendo per bene. Ottimo, dai, cerchiamo di essere belli fluidi, devo sentire ben lavorare l'addome, zero lombare. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora andiamo a lavorare col dorso, quindi abbiamo bisogno del nostro zaino. Prendo un'estremità, vado a prendere anche l'altra, lo afferro bene. Se ce l'ho con la mano destra, porto indietro la gamba destra, il busto in avanti, da qui porto indietro il gomito, cerco di chiudere con la spalla indietro. Dentro l'aria, fuori l'aria, dentro, fuori. Dentro, fuori, schiena sempre bella dritta, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro, fuori, mi raccomando, se sentite fastidi sulla lombare vuol dire che non state tenendo con l'addome, 3, 2, 1, stop, recupero, prossimo esercizio che andiamo a fare sarà nuovamente sull'addome, quindi a terra, gambe, piedi uniti, braccia distese, quando scendo le ho davanti agli occhi, quando salgo le porto indietro, dentro l'aria, su, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, fuori. Se per qualcuno così leggero può prendere lo zaino e fare la stessa identica cosa, su, fuori, dentro, fuori l'aria. Le spalle non toccano mai a terra e neanche la testa. 4, 3, 2, 1, stop. E ora andiamo a lavorare sul dorso ma col braccio sinistro. Quindi afferro, vi faccio sempre vedere, prendo entrambe le estremità. Porto indietro la gamba sinistra, tengo forte l'addome, mi inclino in avanti e parto. Fuori l'aria, dentro l'aria. Porto bene indietro spalle e gomito. Non è questo, ma è a fianco al tronco, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro, fuori. Vedete che il braccio lo distendo bene in avanti, lo allungo, quando lo porto indietro porto il gomito attaccato al tronco, dentro, fuori, dentro l'aria, fuori l'aria. 3, 2, 1, stop. Ultimo, andiamo a fare lo sprawl, ok? Quindi andiamo a prendere la nostra sabbietta, in modo tale ci mettiamo vicino alla sabbietta, da qui mani scendono, appoggiano, porto indietro e raddrizzo su, vado, su, rimango sempre giù, facciamolo un pochino più complesso,
Se invece per qualcuno così è troppo, si può sollevare in piedi in modo che recupera un attimino. Se no, rimaniamo sempre in posizione. Dai che sono 4 giri, siamo solo al primo. Tenete forte l'addome. Stop. Recupero. Recuperiamo. Se volete bevete un goccio d'acqua, poi ripartiamo di nuovo. Mi raccomando, ognuno va dalla sua velocità. Quindi se uno è troppo piano così, può aumentare la velocità. Se invece è il contrario, può andare un pochino più lento. Se vedete che io mi fermo è solo perché vi devo spiegare l'esercizio. Ok? Quindi voi cercate di farlo sempre con continuità e con la vostra velocità. Tra, si parte, quindi squat, distendo una gamba, su e torno, distendo l'altra, distendo, torno, gamba va lateralmente, braccio sopra la testa, torno, distendo l'altra parte, distendo sopra il braccio, torno centrale, gamba, press, torno, gamba, press, torno, laterale, su, recupero, poi andiamo a lavorare sull'addome. A terra, bottiglia che deve passare tra una gamba e l'altra, eh? Pronti? Via. Allungo una gamba, l'altro ginocchio viene verso il mio petto. Vedete che il piede non cade mai verso il basso, rimane sempre verso l'alto quando porto a me il ginocchio, in modo tale che vado ad attivare meglio l'addome. Tengo, mancano 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Recupero e poi andiamo a lavorare sul dorso. Quindi iniziamo con la mano destra. Qui porto indietro la gamba destra, il busto viene in avanti e faccio il rematore. Quindi porto indietro il gomito, il petto va in fuori, la spalla va indietro. Dentro l'aria, su, fuori l'aria. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori l'aria. Il gomito è sempre attaccato al busto, non lo devo portare esternamente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Recupero e andiamo a lavorare ancora sull'addome. Quindi a terra, piedi uniti, braccia sollevate. Salgo fuori l'aria, porto bene indietro le braccia, scendo lentamente senza mai appoggiare in giù le spalle. Quindi le spalle e la testa rimangono sempre staccate dal terreno. E su, fuori l'aria, dentro l'aria. Fuori, dentro. Fuori, dentro. Fuori, devo sentire bene addome, zero lombare. 3, 2, 1. Stop, recupero 15 secondi e poi andiamo a lavorare sul lato sinistro. Quindi afferro con il braccio sinistro, vai indietro la gamba sinistra, busto bello dritto, gamba tesa, tengo l'addome, rematore, fuori l'aria, dentro l'aria. Fuori, scendo lentamente, distendo tutto il braccio, ma non lascio andare la spalla verso il basso, la mantengo sempre attiva indietro, fuori l'aria, dentro l'aria. Questo perché e se voi continuate a mantenerla in posizione, il gran dorsale andrà a lavorare molto meglio. 4, 3, 2, 1, stop. E ora andremo a fare lo sprawl. Squat, poi le mani, porto indietro le gambe e mi raddrizzo. Gambe, torno. Gambe, torno. Gambe, torno. Ginocchia spingo sempre verso l'esterno, il piede è tutto in appoggio. E torno. Raddrizzo la schiena, mani in avanti, torno.
Se per qualcuno questo è troppo intenso, sale, recupera un attimo, riscende in squat, appoggia sulle mani, dietro, torna e ritorna su. Recupero. E secondo è andato. Recuperiamo un attimo e poi andiamo a fare il terzo giro. Recuperate, bevete un goccio d'acqua e poi direi che dai che siamo a metà. Si incomincia a sudare, in più queste giornate molto più calde si sente ancora di più. Quindi il primo sarà squat, gamba laterale, press sopra le spalle. Qua centrale, da qui scendo e squat, distendo la gamba laterale. Si parte, distendo sopra e torno. Distendo l'altra gamba, ginocchio va verso l'esterno, sopra le bottiglie e torno. Mi raccomando, cercate di rimanere. Se così qualcuno è troppo intenso, lascia a terra questo, ma solo distendo, porto in su le braccia e torno. Distendo, porto in su le braccia. Ok? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bene, ora andiamo a lavorare sull'addome. Quindi abbiamo bisogno della nostra bottiglia d'acqua. Tra 4, 3, 2, 1, petto bene in fuori, via. Faccio passare la bottiglia al di sotto delle gambe. Lentamente, non andiamo troppo veloce, perché sennò non riusciamo ad attivare bene addome ed obliqui. Su bene col piede, Ti ho visto che lo stai facendo scendere. Cerca di tenerlo bene in alto. Vai. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Recupero. E ora andiamo a lavorare sul braccio sinistro. Scusatemi, braccio destro. Partiamo, rematore, fuori l'area, torno dentro l'area, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro. Tengo sempre forte l'addome, petto in fuori, non mi chiudo in avanti, devo rimanere sempre ben aperto. 10, 9, 8, 7, 6, 5. E stop, recupero e poi andiamo a lavorare ancora sull'addome con i crunch up. Braccia ben distese, piedi uniti e parto su, fuori l'aria, scendo lentamente dentro l'aria. Mi raccomando, non si appoggia spalle e testa al terreno. Cerco di salire solo con l'addome e di non darmi degli slanci. Lentamente. Dai che siamo a metà. Fuori l'aria quando salgo, dentro quando scendo. 4, 3, 2, 1, stop. E ora andremo a fare il rematore dal lato sinistro. Andiamo a prendere sempre il nostro zaino. Porto dietro la gamba sinistra. Busto bello dritto, mi piego leggermente in avanti, tengo con l'addome, rematore, fuori l'aria, petto bene in fuori, distendo completamente il braccio, il gomito è sempre attaccato al tronco, ve lo faccio vedere anche frontale. Questa è la posizione, la spalla va indietro, non è il gomito che va indietro, la spalla in avanti, va tutto braccio e spalla indietro, attivo bene il gran dorsale, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, dentro. Fuori, dentro, stop, recuperiamo e poi andiamo a fare il nostro sprawl. Tra 5 secondi si parte. 2, 1, poi giro le mani, porto dietro le gambe, torno su. Gambe, torno. Gambe, torno. Gambe, torno. Gambe, torno. È andato via un attimo. Quindi giù le mani, torno, ginocchia spingo sempre verso l'esterno. 2, 3, recuperiamo e poi andiamo a fare l'ultimo giro. Bevete un goccio d'acqua e poi si parte. Ciclo completo per 20 secondi.
Dai che ripartiamo con squat, porto la gamba lateralmente, distendo in su le braccia. Se incominciate a essere stanchi e con le braccia non ce la fate più, portate solo lateralmente la gamba. Quindi si parte, scendo in squat, porto la gamba lateralmente, su con le braccia, torno, rimango sempre in squat, porto la gamba dal lato opposto, distendo, torno centrale, gamba, su, di nuovo, torno in squat, gamba, su, cercando di tenere sempre i gomiti ben stretti, 4, 3, 2, 1, stop, recupero e poi andiamo a lavorare sull'addome. Tra 3, 2, 1, via. Passaggio della bottiglia al di sotto delle gambe. Mi raccomando, petto sempre in fuori, quindi schiena bella dritta, non mi chiudo mai in avanti e alterno una gamba con l'altra. Su bene il piede, non lo lascio cadere verso il basso, dai che siamo quasi alla fine. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupero e poi andiamo di nuovo a lavorare sul dorso. Iniziamo sempre col lato destro. Tra 3, 2, 1, si parte. Schiena bella dritta, busto piegato in avanti, gamba indietro distesa, porto il gomito verso il tronco. Dentro l'aria quando scendo, fuori quando vado indietro. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Mi raccomando, tenete sempre l'addome, non lasciatelo andare. Stop! Andiamo a lavorare ancora sull'addome, quindi piedi uniti. Le gambe le porto verso l'esterno, braccia bene in alto e su, fuori l'aria, scendo lentamente dentro l'aria, fuori, dentro, mai far toccare spalle e testa al terreno, devo sentire solo l'addome. Quando scendo, non scendo prima con le spalle e mi lascio cadere, ma cerco di srotolare la schiena tenendo sempre l'addome, per ultimo vado con le spalle. 4, 3, 2, 1, stop! Andiamo a lavorare col rematore col braccio sinistro, quindi prendiamo sempre il nostro zainetto e tra 4, 3, 2, 1, via, fuori l'aria, dentro l'aria, quando scendo, fuori, dentro, fuori, porto bene dietro la spalla. Vado a chiudere bene indietro le spalle, le scapole si chiudono, dentro, fuori, dentro, fuori, schiena sempre dritta, fuori, bene indietro il gomito, non è questo, ma indietro, gomito, spalla, recupero, ultimo, sprawl, dai che è l'ultimo e andiamo a lavorare sul fiato. Cerchiamo di dare il massimo e di non alzarci completamente, quindi di rimanere sempre in posizione di squat, così le gambe continuano a lavorare. E partiamo, via, mani in appoggio, salto indietro e torno. Appoggio, stacco le mani e le sollevo verso il piede, torno, 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 torno. Glutei sempre indietro, stia sempre dritta. Tengo sempre l'addome, stop, recuperiamo, poi andiamo a fare un po' di allungamento e anche per oggi direi che abbiamo terminato, anche sul fiato direi che abbiamo lavorato bene, voi che ne dite? Recuperiamo, bevete un goccio d'acqua e poi andiamo a fare un pochino di mobilità e di allungamento. Ok,
Allora, visto che abbiamo lavorato sul gran dorsale, lo andiamo un pochino ad allungare, quindi ci sediamo a terra, gambe incrociate, bene, ok, da questa posizione, mano sinistra scivola a terra, mano destra in appoggio sull'orecchio, quindi non davanti, deve quasi cercare di andare indietro, va a cercare di prendere la mano sinistra, devo sentire tirare questa zona qua, mantengo, 5, 4, 3, 2, 1, stop, andiamo dall'altro lato, quindi mano destra scivola, in appoggio sul pavimento, la mano sinistra va verso l'orecchio e cerca di andare indietro e a prendere la mano destra, tengo 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupero, sciolgo un attimino e andiamo a fare la stessa cosa di nuovo, quindi mano sinistra scivola a terra, mano destra va a cercare di prendere l'altra, tengo 5, 4, 3, 2, 1, stop, ripeto un'altra volta sul lato opposto, vado e scivolo, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bene, ora divarichiamo bene entrambe le gambe, cerco di stare con tutte le gambe bene in appoggio a terra, da qui vado con il busto a cercare di prendere il piede, quindi piedi a martello, andiamo fin dove riusciamo, vado a prendere la gamba, c'è chi arriverà alla caviglia, chi arriverà alle punte, chi per così è troppo facile dovrà andare male verso il tallone, l'importante è che le gambe rimangano a terra, 5, quindi mi spingo in avanti e butto fuori l'aria, 5, 4, 3, 2, 1, stop, cambio lato, faccio dal lato opposto, vado 5, 4, 3, 2, 1, stop, un'altra volta, sulla gamba destra, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ancora una volta, sulla gamba sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bene, andiamo a fare l'ultimo di allungamento sul quadricipite, visto che ha lavorato parecchio, quindi ginocchio in appoggio, mani indietro, da qui cerco di staccare i glutei dalle ginocchia, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, dentro, fuori, dentro, 4, 3, 2, 1, stop, bene, ottimo, direi che anche per oggi abbiamo terminato, vi aspetto settimana prossima sempre alle 16, a presto, grazie mille a tutti, ciao!